oggi a News Hour la domenica. Sventato attentato terroristico in Germania, caccia un siriano, 3 persone arrestate. L'uragano Matthews raggiunge la Florida, ad Haiti oltre 900 morti, i soccorsi arrivano. La nazionale azzurra di calcio per la prima volta in Macedonia per le qualificazioni di Russia 2018, andrà in campo una formazione tutta giovane. L'audace Cerignola a Barletta, primo match importante per i giallo-azzurri di Crudele. L'Udas Volley si presenta alla città per la Serie B 2016-2017 maschile, dopo tante traversie a caccia dello sponsor. Buon pomeriggio e buona domenica, bentrovati all'appuntamento con News Hour. Dunque, come avete sentito dai titoli del nostro telegiornale, sventato un attentato jihadista ieri in Germania, in una piccola cittadina della Sassonia, e caccia ancora aperta al terrorista, un siriano di 22 anni. Vediamo subito la cronaca e poi gli ultimi aggiornamenti. Paura in Germania per un fallito attentato terroristico. Le forze di polizia tedesche avevano posto sotto osservazione altissima una strada di Chemnitz nel land della Sassonia. Successivamente un edificio è stato evacuato e un appartamento assaltato dalle forze di intervento, ma non è stato possibile reperire una importante persona. Le stesse forze di polizia tedesche hanno diffuso l'identikit dell'uomo ricercato. Si tratta di un siriano 22enne che potrebbe avere un nesso con l'ISIS. Un'esplosione è stata prodotta da una misura di intervento della polizia. L'allarme era scattato dopo che la stessa aveva ricevuto segnalazioni su una situazione di rischio nella cittadina. Le stesse forze dell'ordine avevano avvertito alcuni residenti della zona di evacuare le proprie abitazioni e ad altri di rimanere nelle stesse. Ultimi aggiornamenti in aggiunta al servizio che abbiamo appena sentito, parlano di 3 arresti, il primo che è stato effettuato nel tardo pomeriggio e gli altri 2 che sono avvenuti nella notte. Naturalmente vi terremo informati già domani con la prima edizione del nostro telegiornale. Parliamo adesso dell'uragano Matthews, che continua a creare morte e distruzione ad Haiti, oltre 900. I morti soccorsi sono stati tempestivi, la Croce Rossa è arrivata nella città colpita e intanto l'uragano è arrivato negli Stati Uniti. Sentiamo. Continua a salire il bilancio delle vittime dell'uragano Matthews. Il numero accertato fino a questo momento, ma è destinato ad aumentare, è arrivato a oltre 900. A Jeremy, al sud di Haiti, l'80% degli edifici è distrutto, come 30.000 abitazioni nel sud del paese. Intanto in Florida si cominciano a contare le prime vittime, arrivate a 6. Adesso l'uragano si sta dirigendo verso il South Carolina, ma ha perso forza ed è stato declassato a categoria 1. Intanto sono stati rintracciati 3 italiani che erano stati dati per dispersi per alcune ore. Si tratta di un padre camiliano 51enne e di 2 volontari. Intanto l'UNICEF ha messo in evidenza che più di 350.000 persone hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria. Le case sono distrutte e i servizi igienico-sanitari sono pessimi. Adesso una ampia pagina sportiva con Domenica Sport in primo piano. La nazionale azzurra di calcio che questa sera affronta in trasferta la Macedonia per le qualificazioni mondiali russi. L'audace Cerignola a Barletta per il campionato di eccellenza regionale. Importante big match per tastare la vetta della classifica, almeno la prima posizione della classifica, e mantenerla. E infine per la pallavolo, questa sera si presenta l'Udas Volley per uno storico campionato di Serie B. Vediamo.
Domenica attesa per la trasferta della nazionale azzurra di calcio che sarà impegnata contro la Macedonia in un'altra partita valida per le qualificazioni ai mondiali russi del 2018. Dopo il pareggio ottenuto in extremis per 1-1 contro la Spagna giovedì scorso allo Stadium di Torino, gli azzurri affrontano una complicata trasferta caratterizzata anche da infortuni ed addii imprevisti. Il primo è quello di Riccardo Montolivo che si è infortunato, rottura del crociato, il centrocampista del Milan sarà fuori dal giro azzurro e dalla nazionale per circa 6-8 mesi. Questo il responso che è stato fatto dal medico della nazionale azzurra Capellacci. Altro addio imprevisto è stato quello di Graziano Pellè, che è stato cacciato dal ritiro azzurro dopo che non aveva dato la mano a Ventura nella sostituzione nella partita di Torino. Un gesto che è stato assolutamente irrispettoso nei confronti dello staff e dei propri compagni di squadra. Nonostante le scuse, la cacciata è stata immediata ed è ritornato nel suo club di appartenenza. Inizio della gara contro la Macedonia domenica alle 20:45. In importante test per l'Audace Cerignola. Nella quarta giornata del girone di andata del campionato di eccellenza regionale pugliese, i gialloblu guidati da Gigi Crudele saranno impegnati in una difficile trasferta contro il Barletta, che secondo le intenzioni della vigilia di stagione era una tra le candidate alla lotta per la promozione. Ma un inizio certamente non semplice l'ha relegata fino a questo momento al quinto posto. Per i giallazzurri è un primo confronto importante con un ottimo bottino di 10 punti sui 12 a disposizione. Il morale della squadra è alto in relazione soprattutto alla vittoria ottenuta domenica scorsa ai danni del Noicattaro con il punteggio di 3-1. Di contro il Barletta ha un bilancio di 2 vittorie, un pareggio ed una sconfitta e 7 punti in classifica. Tra l'altro la situazione legata alla precedente partita con il Vieste in Coppa Italia ha fatto emergere mugugni nell'ambiente ospite. La gara comincerà alle 15:30 e sarà diretta da Totaro di Lecce. Mimmo Siena, Speciale News. L'Udas Volley è pronta a scaldare i motori ed incontrare i tifosi e la città di Cerignola. Infatti per domenica 9 ottobre è in programma presso il Palazzo dello Sport di Leo alle 20:30 la presentazione ufficiale di società, staff, tecnica e squadra in vista della stagione 2016-2017 per la prima volta in uno storico campionato di Serie B, la terza serie nazionale. Sarà un'occasione per far conoscere i nuovi giocatori ai supporter e spiegare loro gli obiettivi della stagione. La squadra ha già iniziato la preparazione, tra l'altro c'è da segnalare il ritorno dello storico capitano Luca Lanzone. Ci saranno delle amichevoli, tra l'altro la prima partita di campionato è in programma per il 16 ottobre alle 18 in casa contro l'Ortoghea Ostuni. Mimmo Siena, Speciale News. E così siamo arrivati al termine di questa edizione di News Hour la domenica. Grazie per averci seguito anche oggi. Prossimo appuntamento con l'informazione domani mattina con la prima edizione del telegiornale alle 9. Buon proseguimento di pomeriggio a tutti.